vieni qua, aspetta che ti inquadro. Devo fare. Devo fare, Alex. Parliamo di questo Modena. Dai, parliamo di questo Modena. Allora, allora, parliamo dell'andata. Allora, l'andata è stata... Io ti dico una cosa. Dimmi. Volevo portare sul video, volevo portare fare il video. E poi ho detto, oh, ma guarda, dopo tutto quello che ho visto... Non potrà succedere nient'altro. No, no, dico, di fare il video che... Non mi... No, dai. No? Il video no. E quindi ho lasciato perdere. Però adesso, siccome è successa questa cosa di un finale, ho detto, forse il video allora... Forse andava fatto. Andava fatto e adesso ha tutto un senso. Dici? Io non ci vedo. L'unico senso che ci vedo è... Vado più indietro, che sennò già sei brutto, sembra... L'unico senso che vedo in tutta questa situazione è che mi si è ripulito il karma. Io ho azzerato qualsiasi stronzata avessi fatto prima di questo Modena. Abbiamo un po' azzerato. Sì, sì, noi quattro, siamo, non è che, noi quattro siamo pulitissimi adesso. Secondo me, cioè, non è che tu dici, vabbè, ma sei un esagerato, nel mondo c'è chi soffre di più. Sì, neanche nel mondo basta andare 20 km più giù e c'è chi soffre di più. Però, voglio dire, il viaggio d'andata doveva durare 1 ora e 10, perché questo è il tempo che ci vuole a raggiungere Modena da Cattolica, è durato 8 ore. Persi in mezzo a fiumi, guadi, fanghi, esondazioni e gente. 8 ore in mezzo al fango per arrivare in viaggio di 1 ora e 10. E poi dici, te la sei cercata, fossi venuto a divertirmi, sì, ma sono venuto a lavorare, no? E qui arriviamo alla parte numero 2, no? Lavoro pieno di gente, abbiamo lavorato intensamente. Adesso facciamo per tornare indietro, caldo, ovviamente è stato a piovere tutto il tempo, nel tornare indietro un caldo della Madonna, quindi pieno di zanzare, perché un amico intelligente mi ha fatto notare che se c'è molto umidità e poi viene molto caldo, vengono molte zanzare, cosa che ci sono. Non ci avevo pensato io. Un amico intelligente non sei tu, ho detto amico intelligente, un altro amico intelligente. Non ero io. Moreno, a cui si ispira anche una famosa canzone. Nel tornare... Quale, scusa? Baila. Baila, ecco, sicuramente. Baila Moreno. Ma nel tornare adesso noi abbiamo fatto in tempo a fare 20 metri, 20 20 metri uscendo dalla fiera. Gianluca, non mi ricordo per quale motivo, ha fermato l'auto che non è più ripartita. Non è più ripartita. Allora siamo rimasti lì un pochino fuori dall'uscita della fiera pensando, vabbè, adesso al massimo prendiamo questo, facciamo quello. La macchina riparte, riparte, la macchina riparte. Giù dritti, ovviamente non poteva andare, non è andata abbastanza storta, quindi non c'è abbastanza benzina e diesel nella macchina. Questo significa che ci siamo fermati a fare diesel. Spento il motore, fatto diesel. Ale, vuoi inquadrare la nostra situazione dopo un'ora che siamo qui? Un'ora fa noi abbiamo fatto diesel. Questa è la situazione. Vuoi sapere la cosa bella? Cioè, vuoi aggiungere peso a questa cosa? Ah. Ho deciso di fare il video. Si sta scaricando la batteria. Quindi non ma in realtà è perché c'è una bella parte 1 che è questo video qui, in cui spieghiamo che cosa è successo durante i due viaggi e la batteria si scaricherà e chissà cos'altro potrà succedere nella parte 2. Filmerò col cellulare perché nella parte 2, chissà cos'altro. Io il viaggio col caratteristico lo filmo col cellulare. Sinceramente io non mi stupisco più di niente. Se io l'ho detto e non me ne frega niente della scaramanzia, se adesso torno a casa e scopro che mi sono entrati i ladri, mi hanno rotto e rubato tutto, io non mi stupisco, io entro. Oggi classico. Oggi sì. Succede, ma ascolta, ma secondo te? Del Modena, cosa racconto? Non racconto niente. Quattro scatoloni in confronto a tutta sta Madonna che è successa. Ti vorrei raccontare che cosa ho comprato a Modena, che cosa ho provato, le idee che mi sono venute. Sai cosa facciamo? No. Lasciamo passare la settimana e poi dopo ne riparliamo più avanti, perché il video che adesso uscirà sarà del peggior Modena Play mai visto. Ci sono delle cose belle che sono successe al Modena Play, non è che non ci sono, ma è un bello canonico, no? Un bello... Ma non è un bello la Madonna! È un bello canonico che di fronte a tutto il resto, cioè di fronte, ragazzi, al fiume che passa sopra la strada di traverso trasportando i cespugli, se, e non vedi dov'è il campo e dov'è la strada, tu ci passi in mezzo e davanti a te c'è un camion che non ha visto la curva ed è caduto nel fosso. Cioè può essere stato bello quanto vuoi questo Modena, ma non si può fare, no? Così. Ah, no. E quindi niente. Quindi adesso spengo perché si scarica la batteria. Bello, divertente.
non c'è un bel finale, non c'è una morale. No, per adesso, ma in realtà il finale non c'è una morale. Sì, sì. Però voglio dire, questo video non ha una morale. No, 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 no. Se deve andare storto, andrà tutto storto. Hai detto che non c'è la morale. Io voglio trovare. Ah, madonna. E quindi no, so, come, no. Come la finale? È un film così, secondo me è una situazione in cui lo spettatore dovrà ridere di troverà il suo senso, non c'è, si speculerà. Allora mi scrivete nei messaggi qual è il senso. Si speculerà sul perché. Non lo so. Va boa. Adesso vi salutiamo con un'inquadratura di Raul che dorme. Gianluca, com'è stato il Modena Play? Allora, il primo viaggio è andato una merda, il secondo viaggio è una merda, come diceva lui, io del Modena che cazzo vuoi che ti racconti? Non veniamo più in Modena. No, ma sono quattro scatole ferme lì, giochi, sì, guardi. Vogliamo metterci una chicca, vogliamo metterci una chicca? L'anno scorso io al Modena non sono andato. Ed è andato tutto bene. Perché ho preso il Covid due giorni prima del cazzo di Modena Play. Io posso dire che prima è il mio primo Modena Play questo. Ah, ok. Ah, allora se... cazzo sei tu. No, ma se deve essere così tutti gli anni non vengo più io. Modena Play è bello, dai, è bello. Lunedì mattina, sono nel traffico, ho finito il caffè a casa, non ho voglia di fare una sega, non sono costante con i video, sono stanco, sto andando a lavorare. Quindi adesso il piano è bar, lavoro, torno a casa e guardiamo un po' il loot di Modena. Cosa mi sono portato a casa? Questo è il mio bottino di Modena, e poca roba, ma l'essenziale, perché per quanto riguarda i giochi da tavolo ho voluto aspettare, perché insomma in questo periodo sono molto più concentrato sui giochi di ruolo e quindi insomma ho preferito questi due, questo soprattutto facevo fatica a trovarlo e finalmente sono riuscito a prenderlo, che è una bomba. In più c'è questa qui che è la novità di D&D, Dungeons and Dragons, e la Wizard ha tirato fuori questo manuale in Italia il 15 di maggio. Ero anche questo indeciso se prenderlo o meno, perché quando di solito vado a qualche evento tipo Luca Comics o in questo caso il Modena Play e quant'altro, cerco sempre di prendere qualcosa che difficilmente non trovo in giro da altre parti. Questo qui l'avrei potuto prendere su Amazon tranquillamente. Preferisco prendere dei bottini più succosi, cose che trovo esclusivamente alla fiera di turno. Quindi questo facevo fatica a trovarlo e sono stato molto contento di prenderlo. Questo l'avrei comprato in altre maniere a casa durante l'anno, ma non ho saputo resistere per un semplice motivo. Sono andato a Modena per lavorare con Fantasia Store e mentre ero lì che lavoravo, a un certo punto mi sono accorto che una delle persone a cui stavo cercando di vendere questo manuale era nient'altro che uno degli illustratori di questo manuale, e quindi ho detto fermi tutti, lo compro io e mi fai l'autografo. E così è stato. Vi lascio il link dell'illustratrice in descrizione, così potete vedere la sua pagina Instagram, andate a vederla perché è veramente una bomba. Eccola qui, Caterina Ladon, la bravissima illustratrice che ha fatto questo e altri che vi dirò all'interno. Il tesoro dei draghi di Fitban, manuale di ambientazione, nel senso non parla di un'ambientazione particolare, ma è un manuale dove ci sono un botto di regoline per i personaggi, per la magia, ma soprattutto draghi, bestiario, draghi e bestiario.
come potete vedere abbiamo il primo mondo, dove parla appunto di come i draghi hanno creato il mondo, parla qui delle razze draconiche, di alcune opzioni di sottoclassi, monaco e ranger, alcuni talenti che sono sbloccati, la magia dei draghi, quindi alcuni oggetti magici. Qui parla come il master dovrebbe interpretare il drago, i suoi seguaci, le avventure con un drago, campagne con i draghi e quant'altro. Tane e tesori, e da qui in poi incomincia letteralmente il Dragonomicon e tutto il bestiario. E l'ho dato una sfogliata in precedenza, è veramente figo, è veramente, veramente, veramente figo. Qui c'è un poema, insomma, l'elogio del primo mondo, qui ti spiega i vari, appunto, nei Forgotten Realms, in Eberron, in Dragonlands. Qui ti permette di crearti la tua razza draconica, perché qui introduce non solo... parla dei draghi cromatici o dei draghi, quindi dragonide e drago cromatico o metallico, ma anche, guardate che illustrazioni, ma anche i draghi gemma. Spiega del drago gemma. In più ci sono, come dicevo prima, come vedete, la sottoclasse della la via del drago ascendente per il monaco. E questa, ragazzi, a me piace giocare al ranger, e quindi questa è una bomba, non vedo l'ora di giocarla. Guardiano dei draghi. Guardiano dei draghi. A livello 3 prendi taumaturgia e lingua dei draghi, ma soprattutto questo, un compagno drago. Come azioni puoi evocare magicamente il drago che è legato a te, compare in uno spazio libero a tua scelta nel raggio di 9 metri da te. Il drago è amichevole con te, con gli altri avventurieri, e obbedisce ai tuoi ordini. Le statistiche del gioco sono queste. Bla 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 bla. Ogni volta che evochi il drago, scegli un tipo di danno elencato dal suo tratto essenza draconica. Puoi determinare caratteristiche estetiche del drago, come il suo colore, il motivo delle sue scaglie e qualsiasi effetto visibile dalla sua essenza draconica. La tua scelta non ha effetto sulle statistiche in gioco. In combattimento, il drago condivide il tuo punteggio di iniziativa, ma inizia il turno immediatamente dopo il tuo. Può muoversi e usare da sole le sue azioni. L'unica azione che può compiere nel suo turno è la schivata. Ah, quindi può muoversi e usare solo reazioni, ma l'unica azione, a meno che tu non spenda l'azione per dargli un ordine. Ok. La sua reazione è colpi infusi. Quando un'altra creatura del drago costruito colpisce un bersaglio con un attacco d'arma, il drago infonde colpo della sua essenza, facendo sì che... ok, un di 6 danni extra, tipo determinato dell'essenza draconica. Essenza draconica, quando evochi il drago scegli che sia acido, freddo, fulmine, fuoco, veleno. Figata. Oppure azione morso. Ma questo è al livello 3, al livello 3 la vera bomba arriva qui, quando al livello 15 il drago diventa di taglia grande, quando lo cavalchi non è proibito usare la velocità di volare di legame zanascaglia. Tu puoi volare sul tuo cazzo di drago. Ragazzi, che ti devo dire? Talenti, non li leggo perché non ho voglia di fare un video lunghissimo, e perché c'ho un mio amico con cui sto giocando che le sta usando, quindi non voglio spoilerarmi un cazzo. Varie magie. Scudo di platino di Fitzman, che dovrebbe essere questo. Se non sapete chi è Fitzman, andatevi a leggere i libri di Dragonlance. Oggetti magici, dragolancia, e quindi se volete tutto, ecco, questa è un'altra illustrazione della nostra amica da cui ho avuto l'autografo, bellissima, lei che prende l'acido del drago, la fanatica, bellissima. E anche questi qua sono suoi, e anche altri comunque.
Vi ripeto, andatevi a vedere il suo profilo Instagram perché è una bomba. Comunque, per qualsiasi master voglia fare un'avventura con i draghi e insomma avere un sacco di regoline fighe, qui ci sono e sono anche bello, è proprio bello sfogliarlo, è bello riuscire a, eccolo Fitban, riuscire a integrare queste cose in un'avventura. Io sto finendo la mia campagna, sto masterando la campagna della tirannia dei draghi. Se avessi avuto questo sicuramente avrei preso un sacco di cose, perché qua ecco gli oggetti, ma più avanti ecco le tane, ti spiega bene le tane, caratteristiche delle tane dei draghi. Secondo me è essenziale, oggetto è essenziale che consiglio a tutti quanti. Altra cosa è questa, altra particolarità è questo, lì c'è scomparsa, gioco di ruolo in silenzio. Sostanzialmente Alice è scomparsa. Noi siamo, interpretiamo un gruppo di amici che deve capire in questa piccola cittadina, deve capire dove cacchio è finita Alice, ma in questo gioco non si parla, ma è praticamente un GDR by chat, perché si fa tutto tramite WhatsApp e quant'altro. La figata è che noi abbiamo una chat comune, oppure possiamo scrivere anche privatamente agli altri personaggi, e se, faccio un esempio estremo, il mio personaggio per qualsiasi motivo si allontana, muore o quant'altro, gli altri non lo sanno. Gli altri sanno solo che ha smesso di scrivere nella chat, e quindi è un mistero che si aggiunge al mistero. Molto 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 interessante. Qui c'è il regolamento. Panoramica, facilitatore. Ah, è masterless. C'è un facilitatore, ma sostanzialmente tutti giocano, è masterless. E distribuito dalla Raven in Italia, e io ragazzi ve lo consiglio assolutamente. Ci sono 45 minuti preparatori, 90 minuti di gioco, ed è, diciamo, consigliato one shot per singolo gruppo, nel senso, io adesso l'ho comprato, ho il mio gruppo di gioco, ci giocherò e poi con quel gruppo non ci potrò più giocare, ma potrò formare un altro gruppo di giocatori e rigiocarci con loro. Quindi diciamo che per il singolo gruppo di gioco è una one shot, in generale diventa rigiocabile perché ogni giocatore la gioca in modo diverso e quindi ha una rigiocabilità in questo senso qua. E so che comunque è molto semplice, non ci ho giocato ancora, quindi l'ho comprato 25 euro, quindi anche super accessibile. Mi piacciono un sacco le illustrazioni che ci sono. Guido al facilitatore. E insomma, adesso qui non sto a spoilerare niente, perché anche comunque non voglio spoilervi niente. E però queste le vado a vedere. Le andiamo a vedere. Se mi accorgo che sono spoiler, le carte mi fermo, ve lo avviso. Allora, le carte hanno un numero sul retro, sono divise per colori, come potete vedere. Che sono queste prime carte qua. Queste carte essere... Date questa carta a Charlie Banners. Questa carta deve essere lasciata sul tavolo. E le carte hanno un testo sul retro. Queste carte hanno un testo sul retro che io sto evitando perché non voglio
né spoilerarvi a voi né spoilerarmi a me le robe. Poi ci sono queste, anche queste hanno un testo sul retro. Carta X, carta fondamentale, poi ve la spiego, sicuramente saprete di cosa si tratta, ma se c'è qualcuno che non sa, spiego. Qui altre carte, introduzione. Queste sono insomma le carte che si trovano dentro, vediamo se ne parla. Mi sembra che ne dica qualcosa nel regolamento. Ecco qua. Introduzione sospetto, carta X, carta personaggio, focus, ricerca luogo, indizio, debriefing. Sono i tipi di carte che ci sono, da 3 a 5 giocatori. Queste non sto a spiegarvi niente, anche perché penso che il nome le identifica bene. E poi appunto sul retro non voglio sapere cosa c'è. Mentre questa, se non sapete di cosa parla, questa carta ve la spiego. Perché è un oggetto che secondo me va usata in qualsiasi partita di Dungeons & Dragons. Capita spesso che noi o non sappiamo che abbiamo davanti o comunque non possiamo sapere al 100% che periodo sta passando la persona con cui siamo seduti a tavola. E quindi magari certi argomenti possono essere scottanti, possono essere fastidiosi, possono essere argomenti di cui non voglio trattare, possono essere argomenti che mi danno fastidio perché per motivi dei più svariati. Quindi se quell'argomento mi crea disturbo, io metto la carta X sul tavolo e gli altri del gruppo, tra cui il master, se c'è il master, non in questo gioco, sanno che quell'argomento va skippato, va bypassato, perché insomma dà fastidio. Esempio pratico: se stiamo parlando di una setta satanica che sbudella le persone e al tavolo qualcuno di particolarmente sensibile, carta X, io so che quella scena non la devono descrivere, ma la skippo. Oppure se c'è una cosa, se ci sono tematiche particolarmente spinte, se ci sono tematiche religiose per cui sono infastidito se si parla di certe tematiche religiose. Soprattutto qui, soprattutto in questo gioco, dove magari Dungeons & Dragons rimane molto fantasy, e qui, che è un gioco invece che va a attingere molto alla realtà, quindi se parlo di alcune cose religiose, qualcuno a tavola potrebbe essere particolarmente credente, se questa cosa gli dà fastidio, come io tratto quell'argomento, per qualsiasi motivo dà fastidio, insomma, carta X e si blocca tutto. È una questione di rispetto, tutti siamo a tavola per giocare, per divertirsi, e quindi io la trovo una gran figata, è giusto che tutti ci si diverta. Voi conoscevate questa cosa della carta X? Fatemelo sapere. Io l'ho scoperta di recente, non troppo tempo fa, qualche anno, nel senso, non troppo tempo fa, perché mi è sempre andata di stralusso, nel senso che conoscevo bene i giocatori che avevo di fronte. Alice è scomparsa, un gioco di Spencer Strake, edizione italiana, Raven Distribution. Alice è scomparsa, un gioco di ruolo in silenzio, che parla della scomparsa di Alice Brainwood, giovane liceale della placida cittadina di Silent Fall, nel nord della California. Durante la sessione dei giochi i giocatori devono usare il cellulare per inviarsi messaggi mentre trovano prove di quello che è capitato ad Alice. È un'esperienza altamente immersiva, pensata per essere giocata in una sola sessione senza bisogno di master, grazie a una colonna sonora pensata appositamente e una struttura narrativa unica che si svela passo dopo passo davanti ai giocatori. Signori, che altro dirvi? Alice scomparsa, tesoro dei draghi di Fistban, due oggetti da avere assolutamente. E questo è il mio bottino di Modena. Adesso vado a dormire. Ciao!